prima di fare il grafico della tangente e della cotangente, allora vi invito a riflettere sul fatto che quando l'argomento lo individuiamo come angolo, spesso lo chiamiamo alfa, quando facciamo il grafico l'argomento lo chiamiamo x, non è un problema, le variabili le posso chiamare come mi pare. Spero che questo non mi induca in troppe. Allora, chi è la tangente? La tangente di x non è altro che il rapporto seno su coseno. Beh, innanzitutto da quelle due formule scopriamo subito che la tangente di t greco più x è uguale al seno di t greco più x che è uguale a meno seno di x fratto coseno di t greco su x che è uguale a meno coseno di x, quindi cambiano segno sia numeratore che denominatore. C'è meno sopra, meno sotto, il meno si semplifica e quindi viene uguale alla tangente di x. Anche qui sto usando la notazione anglosassone, per cui per me tangente è tan, non è tg. Però se scrivete il tg non è che mi arrabbio, non succede niente. Chiaro? Da questa uguaglianza cosa scopriamo? Scopriamo che mentre seno e coseno sono periodici di periodo 2π greco, la tangente è periodica di periodo π greco. Che era periodica di periodo 2π greco è ovvio, perché siccome le due funzioni di cui faccio il rapporto sono periodiche di periodo 2π greco, anche lei è periodica di periodo 2π greco. Però lei ha un periodo anche che è la metà, e l'abbiamo dimostrato. Allora, come è fatto il grafico della tangente? Allora, qui abbiamo meno π greco mezzi, qui abbiamo π greco mezzi, se andate a fare il grafico della tangente scoprite che vi viene così. Allora, perché vi viene così? Qui è facile. Perché? Qui è chiaro che la tangente cresce, perché nel primo quadrante tra 0 e pi greco mezzi il seno, cioè il numeratore, aumenta e il coseno diminuisce, il rapporto quindi aumenta. Poi che cosa succede? Che a pi greco mezzi la tangente non è definita perché il seno vale 1 e il coseno vale 0, mentre poco prima di pi greco mezzi il rapporto è altissimo perché il coseno vale quasi 0 ma è ancora positivo, e quindi ottenete questo grafico. Quando vado a fare tangente di meno alfa cosa scopro? Che questo è uguale a meno tangente di alfa, oppure tangente di meno x uguale a meno tangente di x. Perché? Perché il seno cambia segno, il coseno no, quindi il rapporto cambia segno. Quindi che vuol dire? Che la funzione è dispari. Allora, se questa funzione ha questo grafico da questa parte, essendo dispari il grafico dall'altra parte deve essere questo ruotato di 180 gradi. Okay. Quindi questo è il grafico della tangente. Tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, cioè, vabbè, ma poi ci stanno gli altri. Ma siccome è periodo di periodo pi greco, io che devo fare per ottenere il grafico della tangente negli altri intervalli? Devo semplicemente, con lo stampino, ripetere. Qua siamo a pi greco, qua siamo a meno pi greco, ecco. Tac, 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 prendo lo stampino, ovviamente non sono un bravo disegnatore, però si capisce. Questo è il grafico della tangente.
Ora, qual è la funzione arcotangente? Qua dobbiamo meno più greco mezzo. Qua dobbiamo più greco mezzo. La funzione arcotangente è questa funzione qua. A tan di x. Arc di g in italiano. Però, siccome si usa di più la notazione anglosassone, scrivo così. Perché? Ma è semplice, perché io quale ramo dell'arcotangente posso invertire? È questo che è crescente. Poi appena mi allargo un po', questa qua, io da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi, vedete, l'arcotangente assume tutti i valori di R. Quindi non posso allargarmi e prendere un intervallo più grande. L'intervallo che contiene l'origine è questo e qui. Inverto questo, l'inverso è crescente come la tangente e avrà un grafico fatto così. In questo caso saranno presenti quelli che poi chiameremo asintoti, in questo caso asintoti orizzontali. Qua ci sono presenti gli asintoti verticali, vedete? Quelli che sono gli asintoti verticali per la funzione diretta diventeranno asintoti orizzontali per la funzione inversa. Ovviamente quella non è l'immersa della tangente, l'immersa della tangente è ristretta a meno pi greco mezzo e pi greco mezzo. Però questo è. Ora, se io voglio fare la cotangente, chi è la cotangente? È coseno su seno, cioè 1 fratto la tangente. In realtà non è così corretto scrivere 1 fratto la tangente, è meglio scrivere coseno su seno. Che non è la stessa cosa. Dov'è non è la stessa cosa? A pi greco mezzi. A pi greco mezzi la tangente non c'è, quindi 1 sulla tangente non lo posso fare, mentre la cotangente c'è, perché coseno vale 0, seno vale 1, il rapporto vale 0. Chi è il grafico della cotangente? Lo faccio qua in mezzo. Grafico della cotangente. La cotangente è una funzione periodica di periodo 2 pi greco. Che non è altro. Questa funzione qua. Cioè A. Vabbè, poi dovete ripetere con lo stampino. Cioè al. Rispetto al grafico della tangente, il grafico ribaltato in questo senso è spostato di pi greco mezzo. Come è fatto il grafico della arco cotangente? Quale si metterà? Quale ramo si metterà? Questo qua. Questo qua andrà da pi greco a 0. Quindi questa qua è se andate a fare la somma vedete, questa è la metà di questo. Se andate a fare la somma, l'arco tangente più l'arco cotangente, pure lei fa sempre pi greco mezzo. Allora vedete, qua scatta la ridondanza. Arcoseno più arcoseno quanto fa? Arcoseno di alfa più arcoseno di alfa fa pi greco mezzo. Arco tangente più arco cotangente quanto fa? Pi greco mezzo. Poi lo dimostreremo durante il tempo.
oppure in realtà se volete ci potete arrivare anche da soli, anche qua. Ah, uno dice, vabbè, ma qua vicino, beh, questo vale circa pi greco, questo vale circa meno pi greco mezzi, per la somma viene pi greco mezzi. Qua questo vale 0, questo vale pi greco mezzo, la somma vale pi greco mezzi. A 1 valgono pi greco quarti tutte e due, e la somma fa pi greco mezzi. Quando me ne vado per un x molto grande, questo vale circa 0, questo vale circa pi greco mezzi, la somma fa pi greco mezzi. Quella somma fa sempre pi greco. Poi lo dimostriamo. Perché scatta la ridondanza? Perché è lo stesso valore di a coseno più a cocoseno, allora dovrebbe scattare un legame, no? Ah, l'inversa del seno più l'inversa del coseno, la somma è costante e fa pi greco mezzi. L'inversa della tangente, l'inversa della cotangente, la somma è costante e fa sempre pi greco mezzi. Come vedete, di formule cominciamo a conoscerne tante. Conosciamo la relazione fondamentale, conosciamo le relazioni tra gli archi associati, sappiamo che seno di x più pi greco mezzi è uguale a coseno, poi conosciamo i grafici anche delle funzioni immerse e conosciamo che queste due relazioni sulle funzioni immerse. Comincia ad essere tanta roba da ricordare. Che altro c'è rimasto da ricordare? Poi ci sono tante cose di trigonometria, non è che posso rifare il corso tutto in poco tempo. Però le cose sostanziali da ricordare ancora di trigonometria sono due. Le formule di addizione e sottrazione e le formule di Rosta-Peirce. Questo è pure questo. Ah, dice no, ma ci stanno pure le formule di duplicazione. Allora, andiamo a vedere. Io se voglio, beh, ho 10 minuti se voglio fare la... Andiamo, adesso qua cancello tutto, perché così la lavagna è bella scombra. Allora, vi anticipo una cosa che poi verrà dimostrata durante il corso. Allora, il numero i è un numero speciale tale che i per i faccia meno 1. Poi lo riprenderemo meglio quando faremo i numeri complessi. Allora, prendete questa espressione qua, cosen alfa più i seno di alfa. Questo è un numero complesso. È un numero complesso che in un piano, che si chiama piano di Gauss, che è simile al piano cartesiano, soltanto che qua c'è l'unità reale e qui invece di esserci una seconda coordinata, perché non siamo in R2 ma in C, ci sta l'unità immaginaria I. Ah, facciamo le più grandi queste unità. Ah, qua è 1, qua è I. Allora, qui c'è l'analogo della circonferenza unitaria, cioè la circonferenza dei numeri complessi di modulo unitario. Se io qua ci metto alfa, beh, questo punto qua P è esattamente cosen alfa più i sen alfa. Fate attenzione che qua non ci sono due coordinate, ma ci sono due componenti additive del numero. Una è la parte reale e l'altra è quella che si chiama parte immaginaria. È semplicemente un modo per disegnare. Andiamo a moltiplicare tutto ciò per la stessa espressione, però relativa a un altro angolo, coseno di beta più i seno di beta. Facciamo le nostre brave moltiplicazioni. Allora, qua cosa mi viene? Cosen alfa, cosen beta. Poi mi viene i per i che fa meno 1, quindi mi viene meno
sen alfa, sen beta. Vabbè, le parentesi ormai ci ho messo, ce le metto a me. Non era così necessario mettere le parentesi vicino al problema. Poi mi viene più, ci sono i prodotti in croce, I per sen alfa per cosen beta, I la metto in evidenza, quindi viene sen alfa cosen beta più I per sen beta cosen alfa. Ok, e questa è l'espressione. Ok? Oh. Quando faremo i numeri complessi dimostreremo facilmente che quando io moltiplico due numeri complessi, quello che si chiama il modulo, cioè la distanza dall'origine in questo piano, i moduli si moltiplicano. Allora, siccome questi due numeri complessi hanno un modulo unitario, il loro prodotto avrà ancora modulo unitario. Allora, quest'altro è il punto Q, questo chiamiamo Z, questo chiamiamo Q doppio, uguale cosen beta più I sen beta. Questo è bene. Quando vado a fare la moltiplicazione, Z per V doppio viene qua, cioè viene coseno di alfa più beta più I volte seno alfa. Questo lo dimostriamo poi durante... Vabbè, in realtà si dimostra proprio utilizzando le formule di addizione. Ok? Ma se questo è vero, è molto più facile ricordare che quando moltiplichiamo due numeri complessi i moduli si moltiplicano e gli argomenti si sommano. Perché stiamo ancora sulla circonferenza unitaria? Perché questa circonferenza nel piano complesso comunque dei numeri di modulo unitario. Perché quando moltipliamo due numeri complessi, se il modulo fa 1, 1 per 1 fa 1, siamo ancora a 1. Quindi stiamo ancora sulla circonferenza unitaria. Invece gli angoli, quando andiamo a moltiplicare due numeri complessi, gli angoli si sommano. Ma allora se si sommano, questo chi è? Vediamo se avete seguito, sono andato un po' veloce, però non così tanto. Chi deve essere questo? Deve essere coseno di alfa più beta. Che è uguale a coseno di alfa più beta. Viene questa espressione qua e allora deve essere qua. Invece la parte immaginaria, cioè il coefficiente della parte immaginaria, quello che ottengo se tolgo la I, chi deve essere? Il seno di alfa più beta. Cioè che significa? Significa che non avete nessuna scusa per dire ah io non mi ricordo le formule di addizione. Perché? Prendete coseno di alfa più seno alfa, prendete coseno beta più seno beta, fate il prodotto, quello che viene senza I è il coseno della somma, quello che viene con la I, diciamo tolta la I, la parte, il coefficiente della parte immaginaria, è il seno di alfa più beta. Ma questo non è difficile da ricordare. Tra l'altro vi dà anche ridondanze. Non è una dimostrazione delle formule della somma, per fare le formule della somma io devo fare due triangoli, poi devo fare le proiezioni, devo fare un po' di geometria. L'avete fatta alla superiore, non ho nessuna intenzione di rifarla. L'importante è che la dobbiate ricordare, per ricordarla questo va benissimo, perché se c'è un minimo dubbio, scrivi questo, scrivi quello, fai il prodotto e ottieni subito le formule di addizione. Per quanto riguarda le formule di prostaferesi, ve l'ho scritte all'inizio alla prima giornata, sono quelle, per spiegarvi perché sono quelle, nelle video lezioni ci deve stare, però andate a trovare. Non lo faccio adesso perché ci vuole tempo e devo fare la simulazione. Dovrebbe stare dopo che ho spiegato le derivate di, che la derivata di seno fa coseno e la derivata di coseno fa seno, di coseno fa meno seno. Se vi ricordate, le prime due formule di prostaferesi le riscrivo: seno di
alfa meno seno di beta è uguale a 2 coseno di alfa più beta mezzi per seno di alfa meno beta mezzi, qua a fine che la telecamera non piglia, e coseno di alfa meno coseno di beta è uguale a meno 2 seno di alfa più beta mezzi per seno di alfa meno beta mezzi. Quindi non è, vedete, non è che l'abbiamo studiato a memoria l'altra volta e non mi ricordavo, le posso scrivere quando voglio, perché questa differenza, allora vi ricordate che se x era molto piccolo, se in x era circa x, questo l'abbiamo detto ieri, allora immaginate che alfa e beta siano vicini, ok? Allora alfa meno beta mezzi è molto piccolo, allora che ci metto il seno, non ci metto il seno, è la stessa cosa, quindi 2 per alfa meno beta mezzi è circa 2 si semplifica, è circa alfa meno beta, lo porto dall'altra parte, seno di alfa meno seno di beta fratto alfa meno beta, per chi ha fatto lo scientifico o un altro istituto dove si fanno le derivate, è il rapporto incrementale, che è circa uguale alla derivata, dove salomonicamente qua nel punto intermedio. Questa non è una dimostrazione di niente, però è un modo per ricordare che l'unica forma di Prostaferesi compatibile con il fatto che la derivata di seno sia coseno è questa. Quando fate la derivata di coseno, perché qua viene il meno, perché la derivata di coseno, quando fate la formula di Prostaferesi con la differenza di seni, perché viene meno? Perché la derivata di coseno è meno seno. Qua ho accennato la cosa, poi non vi preoccupate, ci sta sulle mille direzioni, ce ne sta per forza, e lo andate a cercare. Dico sulle video lezioni perché per coloro che faranno il corso con me lo rifarò, per coloro che non faranno il corso con me, se gli rimane sta, ma no, sto dubbio, mi è rimasto sto dubbio, te lo vai a cercare. Poi il primo che lo trova dice agli altri dove sta. Va bene, allora prima di fare la simulazione, prima di fare la simulazione, andiamo a studiare solo una disequazione. Allora facciamo un esempio, sen x compreso tra 0 e 1 mezzo. Allora se vado a prendere sen x compreso tra 0 e 1 mezzo, cominciamo a farlo tra 0 e 2 pi greco. Allora vedete, tra 0 e 1 mezzo, quant'è che il seno vale un mezzo? A pi greco sesti a 30 gradi, abbiamo fatto ieri. Quindi allora questo vuol dire che, allora, se x è compreso tra 0 e 2 pi greco e sen x è compreso tra 0 e 1 mezzo, questo cosa mi dice? Che x è compreso tra 0 e pi greco sesto, che vedete qua il seno è compreso tra 0 e 1 mezzo, ma anche qua però, perché qua poi quando riscende ripassa un'altra volta tra 1 mezzo e 0, e quando siamo qua siamo a 5 pi greco sesto, perché il seno è uguale a 1 mezzo un'altra volta a pi greco meno pi greco sesto, che fa 5 pi greco sesto. Quindi unito 5 pi greco sesti pi greco. Ah, ma questo vale tra 0 e 2 pi greco. Se io adesso scrivo che il seno di x è compreso tra 0 e 1 mezzo e basta, cioè rimuovo questa condizione, x a chi appartiene? X appartiene all'unione per k appartenente a z
di 2k pi greco, 2k pi greco più pi greco sesti, unito, questa è una bella parentesi pure qua, 2k pi greco più 5 sesti pi greco, 3k, 2k più 1. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Non ho fatto altro che aggiungere a questi due intervalli di riferimento 2k pi greco. Perché? Perché quello si ripete ogni 2 pi greco, no? Quindi posso aggiungere 2 pi greco, 4 pi greco, 6 pi greco, ma anche, che significa k appartenente a z? Significa che k è un intero che può essere positivo o negativo. Posso anche spostarlo dall'altra parte. Questo è lo stampino, questi due intervalli sono lo stampino, poi prendo questi due intervalli, li sposto qua, li sposto qua, li sposto qua, li sposto qua, oppure li sposto qua, li sposto qua, li sposto qua, e così via. E poi devo fare l'unione di tutti, perché quante volte ci passa il seno tra 0 e un mezzo? Sale, scende, ci passa infinite. Dici, ma è complicato! Ma più semplice non è possibile. Tutto, diceva Einstein, che non mi sembra l'ultimo degli arrivati, che tutto deve essere reso il più semplice possibile, ma non più semplice. Cioè arriva a un livello che quando hai semplificato, semplificato l'hai detto nel modo più semplice possibile, e poi non puoi semplificare ulteriormente, altrimenti le soluzioni cominciano a cambiare, altrimenti quello che dici comincia a essere non corretto. Vabbè, abbiamo fatto una piccola corsetta, però ci abbiamo 40 minuti, ce l'abbiamo. Allora, io adesso cancello, poi intanto respirate profondamente per un minuto, e io vi faccio vedere. Tenete conto, il test sono 10 domande. Praticamente la soglia in genere viene messa intorno a 4, la risposta positiva vale un punto, la risposta negativa vale meno 0,25, allora capite bene, se non rispondete vale 0, le risposte possibili mi pare che siano, le scelte possibili siano 4, ah, sono 3 addirittura. Allora, almeno nel 2017 era fatto così: ogni candidato deve rispondere ad almeno 6 domande, ogni risposta esatta vale un punto, ogni risposta sbagliata vale meno 0,25, e le possibilità di risposta sono solo 3. Ne consegue, se andate a caso, mediamente, su 10 domande, quando le dovete azzeccare? Andando a caso, se le possibilità sono 3 a ogni risposta, e quanto fa? 10 diviso 3, mediamente ne azzeccate 3 o 4. Allora, se ne indovinate 3, che punteggio realizzate? No, io sto supponendo che voi rispondiate a tutte. Fai meno 1,25. Allora, piccolo ragionamento: se le possibilità di risposta sono 3 e la risposta esatta vale 1, la risposta errata vale meno 0,25, mediamente, se non sai nulla della domanda, conviene rispondere o no? Spina staccata. Allora, in un terzo dei casi guadagno un punto, in due terzi dei casi perdo 0,25, se fate la somma viene positiva.
Quindi significa che anche qualora non sappiate nulla della risposta, conviene darla. Perché se ne do 10 e ne indovino a caso 3, che è anche sotto media, perché ne dovrei indovinare 3 e un terzo, certo, se sono sfortunato le sbaglio tutte, ma devo essere parecchio sfortunato. È come fare 0 al totocalcio, insomma. Allora, se ne indovino 3, quanti punti faccio avendo una risposta a 10? Allora, ne ho sbagliate 7, 7 quarti sono negativi, 3 che sono 12 quarti sono positivi, già ho fatto 1,25. Se per caso ne ho indovinate 4 con un poco di fortuna, 4 meno 1,5, già ho fatto 2,5. Ne consegue che, secondo voi, la soglia può stare intorno a 2,5, ma non esiste, perché se no uno andando a caso passa il test. Purtroppo non è che può stare tanto di più. Supponiamo che la soglia stia a 4. Facciamo un ragionamento più complicato. Allora, abbiamo sempre risposto a 10 domande. Io non ve lo dico a quanto sarà la soglia. Eh sì, perché una volta abbiamo fissato la soglia, poi il responsabile della didattica ce l'ha fatta alzare 0,25, quindi non ve lo posso dire. Supponiamo però che la soglia stia a 4 punti. Supponiamo di rispondere sempre a tutte le domande, perché... Allora, supponiamo di indovinarne 5. Se ne indovino 5 e ne sbaglio 5, faccio 5 punti positivi, un 1,25 negativo, e in quel caso sto a 3,75, non passo. Quindi significa che ne devo indovinare almeno 6. In questo caso, solo in questo caso, potrebbe convenirmi rispondere a 9, ma sì, devo però sapere che la soglia sta a 4. Perché? Perché siccome diciamo, mettiamo che io ne avevo indovinate 5 e ne ho sbagliate 5, poi decido di togliere una risposta, prima sicuro non passavo, supponiamo di togliere la risposta sbagliata, adesso ne indovino 5, ne sbaglio 4, sono passato. Se tolgo la risposta giusta invece non passo lo stesso. Viceversa, se ne avevo indovinate 6, facevo 6 meno un punto, scusate, meno un punto, che fa 5. Se però adesso tolgo una risposta, in quel caso passo sempre, perché o tolgo la risposta sbagliata, quindi faccio ancora di più, o tolgo la risposta giusta, indovino 5, sbaglio 4, e quindi passo sempre. Quindi solo in questo caso potrebbe convenire rispondere a 9 e non a 10. Ma tendenzialmente conviene rispondere, perché io l'ho ereditata questa struttura, quindi la manterrò, il discorso di un punto 0,25 e 0,25 lo manterrò, va bene? E vi ho spiegato pure cosa vi conviene fare. Quindi adesso andiamo alle domande. Ci abbiamo 33 minuti. Allora, dire quale delle seguenti disuguaglianze è sbagliata. Allora, qua dice quale delle seguenti disuguaglianze è sbagliata. Vediamo se sappiamo farle
a occhio. Cominciamo da questa. Allora, questa è la disuguaglianza A, questa è la disuguaglianza B e questa è la disuguaglianza C. Andiamo a vedere se sono giusto e se sono sbagliato. Questa è la più facile. Mi sapete dire se è giusto o sbagliata? Senza fare i conti. Allora, facciamo un po' di conto. 5 al quadrato fa? Meno 10 fa? La radice cubica quant'è? Precisa non la potete calcolare, però tra quanto e quanto? Tra 2 e 3. 2 al cubo fa 8, 3 al cubo fa 27. Quindi questa è maggiore di 2. 3 al quadrato quanto fa? Logaritmo in base 3 di 7 è? Minore di 2. Perché 3 al quadrato fa 9. Logaritmo in base 3 di 9 fa 2. Logaritmo in base 3 di 7, 7 è meno di 9, fa meno di 2. Quindi questo è più piccolo di 2, questo è più grande di 2, questa è giusta. Senza fa conti. Andiamo a vedere questa. Seno di 12. Seno di 12 allora vediamo un po' tre pi greco quanto fa? Ricordate il seno come fa? Qua siamo a 3 pi greco e 4 pi greco quanto fa? Quanto è pi greco circa? Circa 3,14. Allora 3 pi greco? 9 e mezzo circa. 4 pi greco? 12 e rotto. Quindi 12 capita in questo intervallo qua. In questo intervallo qua il seno è negativo. Questo logaritmo com'è? Positivo, perché 10 è minore di 11, 10 alla 1 fa 11, positivo perché l'argomento è maggiore di 1, anzi è pure maggiore di 1 perché 11 è maggiore di 10, quindi 10 alla 1 fa 10, il logaritmo in base 10 di 11 è maggiore di 1, quindi questa qua sembra sbagliata, cioè è sbagliata. Quindi sembra questa la risposta esatta. Per scrupolo, se ci avete tempo, andiamo a fare pure questa. Anche questa è facile, perché la radice cubica di pi greco, quello che sia sia, è più grande di 1, perché questo numero è più grande di 1, la radice cubica è più grande di 1, invece questo numero vale 8, questo vale 9 più qualcosa, 8 fratto 9 è minore di 1, questo è minore di 1, questo è maggiore di 1, questa è giusta. Qual è la disequazione sbagliata? La prima. Come vedete si può fare perfettamente a mente senza usare nessuna calcolatrice. Andiamo a vedere la domanda 2. Dire quale delle seguenti disuguaglianze è sbagliata. A, seno di 3x più 7 al quadrato è minore o uguale di 1 per ogni x appartenente a f. B, 2x meno 1, questo è proprio facile, più 2 alla meno 1 maggiore di 0 per ogni x appartenente a f. C, logaritmo in base 2 di x quadro più 1 quarti è maggiore o uguale di 0 per ogni x appartenente a f.
Allora, qual è? Questa si vede proprio subito. Qual è quella sbagliata? No. Allora, qualunque sia l'argomento, poi devo calcolare il seno. Il seno è compreso tra? Quando faccio il quadrato è compreso tra 0 e 1. Qua c'è minore o uguale di 1, quindi questo è giusto. Cioè, come fai se sbagliato? Un seno al quadrato è sempre compreso tra 0 e 1, qualunque sia l'argomento, anche se là dentro al seno ci mettevo le cose più. E qua? Questo è un valore assoluto. È maggiore o uguale di 0. Questo quanto vale? La somma? È giusto. Andiamo a vedere se questo è sbagliato, perché metteteci 0 al posto di x, qua viene un quarto, logaritmo in base di 2 di un quarto quanto fa? Meno 2, perché 2 alla meno 2 fa 1 fratto 2 alla 2 che fa un quarto. E quindi se ci metto 0, chiaro che se ci metto 10 qua mi viene il logaritmo di 101 quarti in base 2 che fa un numero positivo, ma se ci metto 0 viene un numero negativo, quindi questa disuguaglianza non è vera per ogni, qua c'è scritto per ogni x appartenente a x, quindi questa qua è sbagliata. E abbiamo fatto 2. Ok, andiamo a fare la 3, la disuguaglianza x meno 2 per valore assoluto di x meno 1 fratto x maggiore o uguale di 0 è risolta per, le soluzioni sono a x x minore di meno 1 oppure x compreso tra 0 e 1 oppure x maggiore di 2, b per x minore o uguale di meno 1 oppure x compreso tra 0 e 1 oppure x maggiore o uguale di 2. Qua ci stanno tutti, qua c'è minore, minore uguale, maggiore, minore uguale, vabbè, sono stati scambiati tutti i minori con minore uguale, maggiore con minore. C x compreso tra meno 1 escluso e 1 incluso e x maggiore di 2. Allora, c'è una cosa che sta scritta sulla lavagna che proprio non c'ha senso. Qual è? Tra la risposta A, B o C? Qual è che non ha senso? Perché la C? Perché come fa se x più piccolo di 1 e maggiore o uguale di 2? Maggiore di 2. Questo è l'insieme vuoto. Ok. Poi andiamo a vedere, se io metto 0 qua, se io metto 0, qua viene meno 2, per meno 1 che fa 2 sopra, sotto viene? Si può fare? Allora là, siccome qua c'è scritto uguale a 0 anche, che è una possibile soluzione, questa qua è sicuramente sbagliata. Rimane da vedere se questa è giusta, ma se voglio controllare, se non ho tanto tempo, questa è sicuramente errata, questa è sicuramente errata. Quella giusta era questa, o al limite il professore ha sbagliato a copiare l'esercizio. Allora, vediamo un po'. Quando è
che questa equazione è soddisfatta come equazione quando x è uguale a 2, quando x è uguale a 1 a meno 1, perché si annulla questo, e poi c'è che non è definita per x uguale a 0. Allora vediamo un po', prima di meno 1, prima di meno 1 questo è positivo, questo è negativo, questo è negativo, il rapporto è positivo, a meno 1 vale 0, quindi minore o uguale a meno 1 va bene. Tra meno 1 e 0 questo è negativo, questo è negativo, questo è negativo, non va bene, il rapporto viene negativo. A 0 non va bene perché sotto abbiamo detto c'è 0. Tra 0 e 1 questo è negativo, questo è negativo, questo è positivo, funziona, anche a 1 viene esattamente 0, quindi maggiore di 0, minore o uguale di 1, funziona. Tra 1 e 2 non va bene perché questo è positivo, questo è negativo, questo è positivo, il rapporto viene negativo. Da 2 in poi sono tutti e tre positivi e funziona. Quindi l'ho fatto un po' veloce, però effettivamente questa qua è giusta. Cioè non è ci vuole un genio, basta prendere e verificare. No, sa, mi butto, indovino. Ma tu ti butteresti da un... diciamo, allora io salto la cattedra, non lo so di là che c'è, ma lo faccio, è successo. L'avete visto il video di, quello, di quel calciatore che va a saltare il cartellone? Di là ci stava, c'era un fossato, Botafogo si è caduto per due metri, perché lui ha presupposto, cioè se ti butti sbatti di faccia, cioè questo è il punto. 4 acceleriamo perché dobbiamo finire per me, per la mezza. Il dominio di esistenza della funzione radice quadrata di logaritmo in base 10 di x quadro meno 1. Allora, io direi questa di farla senza guardare le risposte, perché questa qua è facile. Poi guardiamo le risposte. Qual è il dominio? Per poter fare la radice quadrata cosa ci vuole? Che un numero sia positivo. E quindi ci vuole logaritmo in base 10 di x quadro meno 1 maggiore o uguale a 0. Ma quando è che il logaritmo è maggiore o uguale a 0? Quando l'argomento... No! Quando è che questo è maggiore o uguale a 0? Quando il suo argomento è maggiore di 1. Il logaritmo di 1 fa 0. Se io qua, se qua venisse un mezzo, logaritmo in base 10 di un decimo farebbe meno 1. Non sarebbe positivo, no? Quindi vuol dire x quadro, ma questo se solo se questo, se solo se questo, se solo se x quadro maggiore o uguale di 2. Allora, che significa? Le risposte erano x maggiore di 2 e x diciamo, oppure x minore di meno radical 2, poi meno radical 2 compreso tra x minore o uguale di radical 2, x maggiore o uguale di radical 2, oppure x minore o uguale di meno radical 2. Qual è quella giusta? Oh, ve l'ho portato a un basso dalla fine, non sapete di quale di queste giuste. Valori esterni, questo è giusto, questo è sbagliato. La parabola verso l'alto, no? Il squadro maggiore o uguale, mi dice valori esterni con il maggiore uguale. Questa no, perché c'ha, non c'è il uguale. Allora, 5, qual è l'inversa
y uguale 4 fratto x più 1. Qual è la funzione inversa? È facile. X più 1 uguale 4 fratto y, quindi x più x uguale 4 meno 4 su y meno 1, scambiando y e x, x uguale meno 1 più 4 su x. Questa è la funzione inversa, o se preferite 4 meno x su y. Infatti le risposte erano A, y uguale 4 meno x su x, B, y uguale x più 1 quarti, C, y uguale meno x più 1. Qual è quella giusta? La A. Questo è giusto. Qua non mi viene chiesto il dominio, che è soltanto sei. Sei la scrivo qua perché è facile, è corto e facile. F di x uguale seno del valore assoluto di x più 1. Allora, quale di questa affermazioni è vera? A, f è positiva, b, f è crescente, c, f è periodica. Questa funzione qua, f, è positiva? Significa positiva che deve assumere sempre valore più grande di 0. Ma scusate, il seno a 3 pi greco mezzi quanto vale? Vale meno 1. Allora, se prendo x uguale 3 pi greco mezzi meno 1, 3 pi greco mezzi meno 1, il valore assoluto è 3 pi greco pi greco mezzi meno 1, che è positivo, più 1 fa 3 pi greco mezzi. Se il pi greco mezzi viene negativo, quindi questa qua non è vera. È crescente? Manco per niente. Quella là semplicemente da 0 in poi coincide con, se io prendo la x positiva, lasciamo stare se la x è negativa perché devo cambiare segno, ma se la x è positiva, se tutti i numeri positivi coincide con seno di x più 1, seno di x più 1 è una traslata di seno che continua a salire e scendere, quindi sicuramente non è sempre crescente. È periodica? Certo che è periodica. Certo che è periodica. Perché a allora, vediamo un po'. Proprio vero, questo non è. In realtà ne manca per oggi. Perché non è periodica? Qua ci sta un errore nella traccia. Allora, questa deve essere una funzione pari. Perché pari? Perché se io prendo meno x, l'argomento qua non cambia. Allora, la funzione pari in 0 vale seno di 1. Seno di 1 è un numero positivo. Voi avete una funzione che fa così, e dall'altra parte la funzione fa così. Come vedete, non è periodica. Non è manco per niente. In realtà qua bisognava rispondere nessuna delle tre.
In questo caso secondo me c'è stato un errore a ricopiare la traccia, o nella traccia o nelle risposte. Quindi questa qua probabilmente sarà stata annullata. Perciò è meglio controllare sempre anche la terza, se ci avete tempo. Se non ci avete tempo, comunque, quando avete visto che insomma, non capita spesso, non è capitato. Allora, dobbiamo fare le ultime quattro, cancelliamo un po' che mi serve un po' di spazio. Se il valore assoluto lo mettevo fuori, se facevo valore assoluto di sen x più 1, allora era periodica, sì, ma mettendolo dentro non era. Andiamo a vedere l'equazione x, questa è la 8, la 7 la faccio per ultima perché è più lunga la scrivo. X meno 3 per x più 2 per fratto x più 1 per 3 elevato alla x più 1 uguale a 0, dovete trovare le soluzioni, questo è proprio facile. X più 1 ci manca la parentesi. Quando è che è risolta questa equazione? Quali sono le soluzioni? Quali sono le soluzioni? Cioè ci vogliono 2 secondi a fare questa equazione. X uguale? 3 e poi? X uguale meno 2. Stop! O si annulla questo, o si annulla questo. Questo non si annulla mai. Questo è un esponenziale, non si annulla mai. Questo qua o si annulla, non si annulla. Se si annulla non è definito. Se non si annulla posso farlo, ma sicuramente non è 0. Se non si annulla. Quindi questa è la soluzione. Allora, era la B e quindi alla B. Chiaro? La A e la C non le scrivo neanche. Questo è banale, è talmente banale che ci vogliono 3 secondi. Allora, l'equazione logaritmo in base 1/2 di 1 fratto x quadro più 1 uguale a 0. Allora, la A dice che ha una soluzione, la B dice che ha infinite soluzioni, la C dice che ha 2 soluzioni distinte. Allora, quando è che questo qua è uguale a 0? Quando l'argomento è uguale. Se il logaritmo fa 0, 1/2 alla 0 deve fare 1, ma deve fare anche questo. Quindi vi viene x quadro più 1 uguale a 1, cioè x quadro uguale a 0, quante soluzioni ha? Una, e questo è giusto, e questo mi sono sbagliato. Qua il professore giustamente ha specificato due soluzioni distinte, perché qualcuno potrebbe dire no, ma quelle sono due, però sono coincidenti. Chiaro? E abbiamo fatto la 9, ci rimane la 10 e la 7. Allora abbiamo y, facciamo la 10, uguale al logaritmo in base a di 7. Allora noi sappiamo che a è diverso da 1 e che a è maggiore di 0, però non sappiamo se a è maggiore di 1 o minore di 1. Ricordate le basi dei logaritmi. O sono maggiori di 1 o sono comprese da 0 e 1. Allora, voglio sapere A
y è sempre più grande di 1. Cioè, per ogni valore di a sempre, sarebbe a dire per tutti i valori di a specifica. B a alla y uguale 6. Ci sono a per cui non esiste y. Ovviamente abbiamo già specificato che a è diverso da 1 ed è maggiore di 0. Allora, se a è diverso da 1 ed a è maggiore di 0, il logaritmo si può calcolare sempre. Quindi questa qua non è bella. Poi il logaritmo, per esempio il logaritmo in base 3 di 7 a 3 alla è maggiore di 1, logaritmo in base 9 di 7 è minore di 1, quindi anche questa non è vera. Cosa è vero? Chi è? Se y è logaritmo in base a di 7, che vuol dire? Che alla y deve fare? È la definizione di logaritmo, quindi questa invece è giusta. E quindi quella giusta era questa qui. È rimasta solo la 7. La 7 dice: allora, quale delle seguenti uguaglianze è sempre vera per ogni x appartenente a R? Allora qua c'è scritto 5 alla x meno 3 per x per la radice quadrata più 1 uguale al valore assoluto di x per la radice x quadro più 1 per 5 alla x meno 3. Ah, questa è la prima uguaglianza. La seconda,5 alla x meno 3 per x per la radice quadrata di x quadro più, cioè l'espressione di x sembra la stessa. Qua devo fare il valore assoluto di x per 5 alla 3 meno x per la radice quadrata di x quadro più. E la terza è 5 alla x meno 3 per x per la radice quadrata di x quadro più 1 uguale valore assoluto di x per la radice di x quadro più 1 per 5 alla valore assoluto di x meno 3. Allora, quale è giusto e quale no? Ah, qua ci deve sì. Allora, questo è positivo, perché una radice quadrata di un aritmetico è un numero positivo, così e passa tutto. Cioè, quando una cosa è positiva dentro al valore assoluto, la potete portare qua. Questo è positivo, perché è un esponenziale e quindi è positivo, lo può portare fuori. Poi, che rimane? Il valore assoluto di x. Quindi questa sembra corretta. Anzi, è corretta. Andiamo a verificare che le altre sono sbagliate. Qua x e x stanno dentro al valore assoluto, quindi non danno problemi. Questa è la positiva, l'ho portato fuori, qual è il problema? E qua c'è 5 alla x meno 3 e qua c'è 5 alla 3 meno x. Metti per esempio uguale metti per esempio x uguale a 1, qua diviene 5 alla meno 2, qua diviene 5 alla 2. O dentro fuori al valore assoluto 5 alla meno 2 è un 25esimo, 5 alla 2 fa 25, quindi il risultato è completamente diverso, quindi questa qui è sbagliata. Stesso discorso vale qua. Questo sta dentro al valore assoluto, quindi è uguale a questo. Questo pezzo è uguale a questo. Quello che non è uguale è questo qui, perché per esempio se metto x uguale 0 mi viene
questo pezzo qui mi viene 5 alla meno 3, che lo posso benissimo portare fuori, mi dovrebbe venire un 125esimo. Qua invece mi viene 5 alla valore assoluto di meno 3, che fa 5 alla 3, e mi viene 125 a moltiplicare. Quindi è completamente diverso. Chiaro? Quindi anche questo è sbagliato. Quindi quella giusta è la. Però, allora, come avete visto, 11 e 29, abbiamo iniziato alle 11 meno 10, meno 5, non lo so, in meno di 40 minuti l'abbiamo fatto, le abbiamo controllate e le abbiamo pure spiegate, tutte e 10, abbiamo pure provato l'errore, ci stava un errore. Mo, siete in grado di farne 5 o 6 in un'ora? Si vedrà martedì.